Buongiorno, sono Davide D'Agostino e sono candidato al Consiglio Comunale di Palermo. Per quanto concerne la mia biografia, vi rimando alla mia pagina Facebook, Davide D'Agostino, candidato al Consiglio Comunale di Palermo. Lì troverete tutto, massima trasparenza. Qui vi dico che dal 2010 al 2015, spinto dall'interesse nei contesti del business e del turismo, ho avviato da zero il primo concept store gallery temporaneo sito a Palermo in via Merica Mari, subito dopo una seconda attività di ceramiche siciliane. Da questa esperienza ho potuto anche apprendere le enormi difficoltà che i negozianti di Palermo attraversano, soprattutto quando non hanno la fortuna e la possibilità di avvalersi di esperti di marketing, comunicazione ed eventi come invece ho potuto fare io. Ed è proprio da questo momento che in modo più marcato è maturata la mia decisione di non stare a guardare e attivarmi per contribuire in modo incisivo al cambiamento concreto dei contesti del lavoro, dell'occupazione, delle imprese locali in generale, dai commercianti agli artigiani, ormai tra l'altro in via di estinzione, agli alberghi e alle piccole e medie imprese. Quindi servono servizi e strumenti messi a loro disposizione, senza dover comunque sostenere dei costi insostenibili. Realizzare anche aree cittadine dedicate allo sviluppo e al sostegno delle imprese stesse e alla loro capacità di muoversi sui mercati, utilizzando le strategie appropriate di marketing, comunicazione e vendite. Tutto ciò per avere successo nei mercati di riferimento. Inoltre, in questi ultimi tempi, ho approfondito le varie potenzialità di sviluppo del turismo e le azioni da intraprendere. A oggi sono sempre più convinto che la città di Palermo debba procedere velocemente verso strategie precise per competere con le altre città metropolitane, per rendere Palermo e dintorni in grado di attrarre in modo selettivo e strategico, sempre orientato comunque allo sviluppo sostenibile. E qui subentra la città dei mestieri e delle professioni, così come mi è stata introdotta dal coordinatore generale e responsabile delle relazioni con il quartier generale di Parigi, Angelo Arrigo. Questa rappresenterebbe lo strumento strategico e operativo a colmare l'attuale mancanza di efficaci sistemi di orientamento, informazione, ricerca del lavoro e consiglio alle imprese. Con la mia personale esperienza ho avuto modo di comprendere quanto Palermo e i palermitani ne avrebbero bisogno. Malgrado la giungla delle candidature, ho scelto di accettare la proposta di candidarmi, perché sono certo dell'efficacia dei progetti di cui vi sto parlando. Se con i vostri voti sarò eletto, intendo portare avanti dall'inizio fino alla fine, con coerenza, i progetti che accompagnano la mia candidatura, che adesso vi andrò a sintetizzare. 1. Politiche e azioni concrete per l'orientamento e l'occupazione. Sarò promotore affinché anche a Palermo si realizzi la città dei mestieri e delle professioni, che con quartier generale a Parigi è presente ed è già stata realizzata e collaudata in 6 città italiane e in più di 48 città all'estero. Comunque troverete tutto nella mia pagina Facebook. 2. Sviluppo imprenditoriale e territoriale. Propongo la realizzazione della città dello sviluppo ideata dal dottor Angelo Arrigo, che si sposa perfettamente con la città dei mestieri e delle professioni. Un polo per lo sviluppo strategico e operativo imprenditoriale. Centri di consulenza, direzione marketing e comunicazione, relazioni pubbliche, branding e management, logistica e distribuzione, commercializzazione internazionale, infrastrutture per l'information communication technology, eccetera. Disponibili a tutte le imprese o start-up. 3. Sviluppo del turismo sostenibile. Intendo proporre e dedicarmi alla realizzazione di una vera e propria centrale dello sviluppo del turismo per le città metropolitane, che sia in grado di espletare tutte quelle attività necessarie a risolvere i problemi del settore, incrementando i flussi turistici. Anche per questo vi rimando alla mia pagina Facebook. Infine, molti mi hanno chiesto perché con Orlando. Direi che la mia candidatura e le proposte che propongo sono la prova che è davvero aperto e disposto a mettersi in discussione con l'esperienza che lo contraddistingue, per fare meglio sicuramente rispetto a qualsiasi altro schieramento. Fatemi entrare in consiglio comunale e durante i prossimi anni ascolterò tutte quante le vostre istanze che potete postare o sulla mia pagina Facebook o venendomela a dire di presenza. Ma soprattutto faremo insieme quello che vi sto dicendo. A giugno 2017, per le amministrative comunali di Palermo, votate Davide D'Agostino, lista Mosaico, con Leoluca Orlando sindaco. Grazie.